Bentrovati a questa edizione del nostro TG Giorno. In primo piano le operazioni condotte dalla Guardia di Finanza contro il riciclaggio e l'inquinamento dell'economia legale. Partiamo da qua. Sono 8 negli ultimi mesi gli interventi condotti dalla Guardia di Finanza di Lucca nei confronti di soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio, professionisti che non hanno identificato correttamente la clientela e quindi non hanno proceduto alla segnalazione di operazioni sospette, creando un rischio di inquinamento dell'economia legale con il riciclaggio di proventi criminali. Lo scopo quindi di questi controlli è verificare che tutti coloro che sono tenuti al rispetto del presidio antiriciclaggio, quindi siano professionisti, quali commercialisti, notai, intermediari bancari, lo stesso ufficio postale, procedono al rispetto delle norme in materia antiriciclaggio. Laddove questo non avviene, ci sono delle sanzioni anche molto pesanti, che arrivano fino a 50.000 euro. Le fiamme gialle sono intervenute nei confronti di 3 professionisti giuridico-contabili, un ragioniere, un consulente amministrativo e un commercialista, 4 esercenti e distributori di servizi di gioco e un compro-oro. Abbiamo svolto complessivamente 8 interventi. Nel caso di specie, soprattutto su Viareggio, abbiamo verificato e riscontrato delle violazioni gravi e abbiamo proceduto a elevare le contestazioni, che saranno poi irrogate direttamente dall'autorità preposta. Le violazioni sono state elevate nei confronti di un ragioniere, di un consulente amministrativo, perché in un caso non veniva possono essere nessun tipo di controllo antiriciclaggio, nell'altro non si procedeva ad aggiornare l'identificazione del cliente, nonostante si facesse riferimento a società residente in paesi a fiscalità privilegiata che hanno comunque un collegamento con il territorio provinciale di Lucca. Passiamo alla cronaca e andiamo a leggere le ultime notizie direttamente sul nostro sito. Vediamo lo spazio di notizie in cronaca. Lucca, arrestato 43enne pluripregiudicato per evasione. L'uomo era già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di dimora nel comune di Lucca perché è ritenuto pericoloso ai sensi del codice antimafia. All'inizio dell'estate si era infatti reso protagonista di diversi episodi violenti in centro storico, in seguito ai quali era stato denunciato a piede libero per rissa, oltre che tratto in arresto perché si trovava fuori dalla propria abitazione oltre l'orario consentito. Per quest'ultimo motivo, proprio il giudice per le indagini preliminari aveva predisposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Tuttavia, nel pomeriggio di ieri, gli operatori delle volanti della Questura di Lucca lo hanno sorpreso fuori dall'abitazione e, nonostante il suo tentativo di rifugiarsi in casa di corsa, è stato inseguito e rintracciato. Così l'uomo italiano pluripregiudicato, come detto, di 43 anni è stato arrestato in flagranza del reato di evasione, giudicato con rito direttissimo. Restiamo sul nostro sito internet per quanto riguarda gli aggiornamenti relativi all'andamento della pandemia. In primo piano continua la discesa della curva pandemica, giù anche i ricoverati e le terapie intensive. Ecco, i dati nel dettaglio sono 3.211 i nuovi positivi a livello regionale, l'età media è di 49 anni, il tasso di positività cala al 17,62%, scendono, come detto, i pazienti ricoverati nei posti letto Covid, 743, 28 il dato delle terapie intensive, pure queste in calo, 17 però i decessi nelle ultime 24 ore, due dei quali proprio nella nostra provincia di Lucca. Ecco anche il dato provinciale, 406 i nuovi positivi nella nostra provincia. E ci spostiamo a Massa, è stato identificato il cadavere rintracciato a Marina di Massa. Si tratterebbe con tutta probabilità di AZ, un giovane di Marina di Carrara. Il corpo senza vita rinvenuto nelle acque di Marina di Massa, in località Bozzetto, al termine di viale Giovanni Varazzano, nel pomeriggio di martedì. A rinvenire la salma sono stati alcuni turisti che facevano il bagno poco distante e che hanno allertato la questura. Gli investigatori, giunti sul posto con i sanitari del 118 e i militari della Capitaneria di Porto, hanno proceduto al recupero del cadavere, che indossava un costume da bagno, e hanno rinvenuto sugli scogli un telefono cellulare, presumibilmente della vittima, che adesso è al vaglio della scientifica per riuscire a risalire all'identità dell'uomo. Ma è stato il tamtam dei social network a dare un nome alla vittima prima ancora che l'identità venisse confermata dagli organi ufficiali.
esclusa l'ipotesi della morte violenta, sebbene sul corpo del giovane fossero presenti delle ferite, probabilmente causate però dall'impatto contro gli scogli. Secondo un primo esame della salma, il corpo potrebbe essere stato in acqua dalle 24 alle 72 ore. L'ipotesi più accreditata è quella di un tragico incidente. Tuffandosi in mare, il ragazzo potrebbe aver colpito uno scoglio con la testa, perdendo conoscenza e annegando successivamente. Credito alle imprese, sempre meno le imprese lucchesi che si rivolgono alle banche. Dopo i problemi legati ai fatturati durante la fase più acuta della pandemia, le aziende stanno ricominciando a lavorare con i flussi di cassa. È ciò che avviene in generale in Toscana, ma secondo il barometro CRIF, da inizio 2022, è la provincia di Lucca a fare da capofila in regione. Nel primo semestre dell'anno in corso, il numero di richieste di credito presentate dalle imprese toscane segna un calo del 9,1%, con Lucca che ha fatto registrare la flessione più marcata della regione. Inoltre, con 90.293 euro, l'importo medio richiesto risulta nettamente inferiore rispetto al valore nazionale. È quanto rileva l'ultimo aggiornamento del barometro CRIF, secondo il quale la dinamica in atto va letta come il segnale di una necessità meno impellente rispetto al passato di rivolgersi agli istituti di credito per far fronte alla contrazione dei fatturati e dei flussi di cassa che si erano registrati nella fase più acuta della pandemia, quando le aziende erano state indotte a richiedere un grande numero di finanziamenti anche per importi contenuti. A livello di singole province, la Toscana presenta una crescita delle richieste solo ad Arezzo, con un più 1,9%. A Lucca la contrazione più importante, con un meno 15,4%, seguita da Firenze, meno 11,3%, Prato e Massa Carrara. Per quanto riguarda l'importo mediamente richiesto, invece, il valore più consistente è quello registrato a Pisa, con 102.347 euro, e a Pistoia, con 98.821 euro. Grosseto registra invece il valore più contenuto, con 77.505 euro. Ci spostiamo a Seravezza per CIBART 2022. Tutto pronto a Seravezza per il Festival CIBART, la rassegna che coniuga l'enogastronomia, l'arte contemporanea, il design e lo street food, organizzata dall'omonima associazione culturale in collaborazione con la Fondazione Terre Medice e il patrocinio del Comune, in programma venerdì, sabato e domenica. Il museo a cielo aperto si estenderà da Palazzo Mediceo fino a Piazza Carducci, attraversando tutto il centro storico, compreso l'ambiente fluviale, su acque color verde smeraldo. E proprio il fiume Versilia nei giorni scorsi è stato oggetto di un intervento di ripulitura da parte dei bambini delle scuole e degli organizzatori dell'evento. Tante le novità inserite in questa edizione. Per l'appunto non solo questi tre giorni di spettacolo, di kermesse unica, di crociuolo di diverse ricerche artistiche, sia plastiche, ma soprattutto abbiamo raddoppiato gli spettacoli, le performance, il teatro, non solo nelle piazze ma nelle strade o nel Palazzo Rossetti, che sarà sede di una spettacolare interessante esposizione artistica, ma anche e soprattutto nel fiume. Tutte cose particolari che si intersecano sul territorio e sulla cittadina di Seravezza. Quest'anno il tema è tanto importante quanto attuale perché si parla di riuso. Saranno molti gli artisti presenti a CIBART che faranno delle performance, delle installazioni, ma non perdetevi neppure gli appuntamenti degli spettacoli che saranno da palcoscenico di tutta la piazza, di tutto il tessuto cittadino, ma anche del fiume, come sempre. Per raggiungere il cuore della manifestazione sarà possibile usufruire anche delle navette gratuite con partenza dal piazzale Enro e dalla farmacia di Ripa. I volontari della Croce Verde di Lucca partono per il Samaritan International Contest a Brunico. Sicuramente sarà un'esperienza bellissima, è stata un'opportunità molto bella poterci andare, mi aspetto a nuove esperienze e soprattutto nuove conoscenze e speriamo di portare la vittoria a casa. Emozione, orgoglio, voglia di mettersi alla prova e cercare di ottenere un bel risultato. Sono solo alcune delle sensazioni che stanno provando i sei giovanissimi volontari o futuri tali della Croce Verde di Lucca, che dal 28 al 31 luglio rappresenteranno le pubbliche assistenze italiane al Samaritan International Contest, che si terrà in Alto Adige, nella località di Brunico. Dove si cimenteranno in prove di soccorso, prove di agilità e prove sul tema del volontariato. È un'occasione fondamentale
formativa molto importante, perché avranno modo di conoscere volontari appartenenti ad altre associazioni di volontariato di altri paesi comunitari. La particolarità di questo contest è che sarà tutto in lingua inglese, proprio perché i volontari hanno così la possibilità di conoscersi e di dialogare tutti insieme in un'unica lingua. Una grande occasione per questi giovani dai 12 ai 21 anni, che hanno già superato le selezioni di fine giugno in occasione del terzo torneo sanitario nazionale di ANPAS a Borgo Val di Taro, in provincia di Parma. Abbiamo studiato e ci siamo allenati, poi vedremo quello che arriverà in cambio. Speriamo di vincere e di fare nuove esperienze e di visitare un posto nuovo. Da tutta la famiglia della Croce Verde di Lucca, un grande tifo e dita incrociate per questa avventura, sicuramente foriera di forti emozioni, divertimento, nuove amicizie ed esperienza sul campo. A Pietrasanta sono stati premiati i lavori del 14° premio Carducci per le scuole. Sono stati gli studenti della prima A della media Santini di Marina di Pietrasanta e quelli della quarta A CSU del liceo Chini Michelangelo di Lido di Camaiore i vincitori del 14° premio Carducci dedicato alle scuole. Edizione quella targata 2021-2022 ispirata al rapporto tra il poeta di Val di Castello e Dante Alighieri. La premiazione degli elaborati degli studenti è stato l'atto iniziale per la giornata che Pietrasanta dedica tradizionalmente al suo illustre concittadino, primo Nobel italiano per la letteratura, nato il 27 luglio di 187 anni fa proprio a Val di Castello. I nostri ragazzi ci hanno sorpreso, meravigliato. Ogni anno sempre degli elaborati ancora più costruiti, ancora più pensati, degli elaborati importanti. Novità di quest'anno è stata la realizzazione di un volume illustrato dedicato a tre poesie del Carducci e ideato dalla presidente del premio Ilaria Cipriani. Liceo artistico Stagio Stagi di Pietrasanta, la classe quinta AL guidata dalla professoressa Ivana Autieri, che ha collaborato con me per realizzare questo libro. Vedete, è un cartonato, il classico formato di libri di fiabe, ma al posto delle fiabe abbiamo tre poesie di Carducci. Perché? Perché questo permette di avvicinare ancora una volta questa forma un po' ostica, artistica, che è la poesia, al mondo dei giovani, e magari le immagini create dai ragazzi con i progetti grafici danno vita a una girandola di colori che impreziosisce il grigio, magari il nero dell'inchiostro. Tornando al concorso, tra le scuole medie, secondo e terzo premio sono state assegnate entrambi alla terza D della Rosi di Lido di Camaiore. Tra gli istituti superiori, invece, piazza d'onore per la quinta dell'Agrario Don Lazzari e terzo gradino del podio per la quinta C del liceo artistico Stagio Stagi. A Camporgiano per la rievocazione della festa storica di Sant'Anna. Fino agli anni 70 Camporgiano festeggiava la festa di Sant'Anna con una giornata dedicata alla festa dei fiori, un evento che vedeva il coinvolgimento di tutta la comunità. Si allestivano carri allegorici di ottima fattura, poi il corteo per le vie del paese e tutto terminava ai piedi della Rocca Estense. Al mattino era famosa la fiera del bestiame. Quest'anno Camporgiano ha voluto ricordare la santa, che cade esattamente all'indomani di San Giacomo, patrono anche proprio di Camporgiano, e lo ha fatto con una specie di rievocazione storica, iniziata con la sfilata dei mezzi agricoli, proseguita con i concerti della banda musicale e l'esibizione della Monfrina di Camporgiano. La festa di Sant'Anna di Camporgiano era conosciuta in tutta la valle e rappresentava un'occasione di compravendita degli animali, perché si svolgeva una vera e propria fiera del bestiame ai piedi della rocca in località Selvetta. Per l'occasione arrivavano allevatori e compratori anche da fuori provincia. Quest'anno, grazie all'associazione Allevatori Razza Bovina Garfagnina, si è revocata questa rincorrenza e si è promosso il territorio con i prodotti locali. In occasione delle celebrazioni del nostro santo patrono, San Giacomo Maggiore, abbiamo cercato di rivitalizzare la tradizionale fiera di Sant'Anna, una fiera che affonda le proprie radici nella storia dei tempi. È una fiera che riguardava l'alta valle del Serchio, una delle più importanti, l'alta valle del Serchio, e abbiamo cercato quest'anno appunto di riproporla con una mostra del bestiame, alla quale chiaramente hanno partecipato l'associazione allevatori, ma anche la comunità del cibo e dell'agrobiodiversità della Garfagnana,
insieme a tutta una serie di altri banchetti che illustrano la nostra filiera agroalimentare. Poi vi è stata come momento centrale della mattinata la trattorata, una sfilata dei mezzi agricoli lungo le vie del paese con la benedizione finale da parte del nostro sacerdote. Questa era l'ultima notizia per la prima parte del nostro telegiornale, qualche istante di pausa e poi la nostra pagina sportiva.